Quando cominciamo? Possiamo cominciare? Allora, intanto grazie per essere qui. Oggi è stato firmato l'accordo di programma per la ripresa dell'area industriale di Piombino. È un accordo di programma che riteniamo una tappa fondamentale per dare un futuro sia ai lavoratori del siderurgico di Piombino e dell'indotto, sia ai cittadini di Piombino, un futuro di riconversione ecologica del siderurgico e di riqualificazione industriale e produttiva di tutta l'area. L'accordo di programma è un punto d'inizio, da qui comincia un grande lavoro da fare che vogliamo fare insieme come governo, istituzioni centrali, regione, comune, provincia, autorità portuale, le istituzioni locali, e vogliamo poi condividerlo con le forze economiche, con le imprese, i sindacati, i lavoratori di Piombino. È importante oggi aprire questa prospettiva con una prospettiva per il futuro di Piombino. L'accordo di programma è basato su tre assi principali. Il primo è la riconversione ecologica del siderurgico. Puntiamo a rilanciare il siderurgico, che sappiamo essere in una crisi profonda, la stiamo vivendo forse più che da mesi, da qualche anno il siderurgico è in una crisi molto difficile. Da questa crisi si può uscire con un progetto di un nuovo siderurgico, di una siderurgia ecocompatibile. E questo è il primo perno dell'accordo di programma. Il secondo perno è la riqualificazione di tutta l'area industriale produttiva di Piombino, dove sarà molto impegnativo tutto il lavoro di bonifica, di riqualificazione ambientale, ma poi di riqualificazione produttiva. Una serie di interventi per articolare il tessuto produttivo e intorno al siderurgico costruire un'economia più ricca, più articolata. Questo secondo asse di intervento molto importante sono le azioni, le opere infrastrutturali che abbiamo avviato con l'accordo di programma di agosto, che qui vengono rafforzate e che prevedono anche un ruolo del porto di Piombino per le attività di smantellamento e di refitting delle navi, dove, attenzione, lo smantellamento è un'attività del futuro, perché il 1 gennaio 2015 saranno in forza le nuove norme della Commissione europea che prevedono che le navi europee si smantellano in Europa secondo norme ambientali, sanitarie avanzate. Quindi è un'attività in realtà di frontiera tecnologica e di frontiera ambientale. Il terzo asse di intervento dell'accordo di programma riguarda le tutele per i lavoratori, l'attivazione degli ammortizzatori sociali, la costruzione di una cabina di regia per le politiche attive del lavoro, per far sì che i lavoratori che utilizzano gli ammortizzatori sociali siano riutilizzati, reimpiegati nelle opere che via via si faranno, dalla messa in sicurezza delle aree del siderurgico alle bonifiche, alle opere portuali e così via. Quindi è un grande progetto per riaprire una speranza per Piombino, e su questo progetto le istituzioni, il governo nazionale, le istituzioni regionali e locali sono fortemente impegnate. Ecco, io credo che questa sia la risposta più responsabile, più seria, più forte che possiamo dare alle aspettative che sul territorio di Piombino ci sono, alle preoccupazioni del tutto comprensibili, condivisibili dei lavoratori del siderurgico, dell'indotto, della città di Piombino. Credo che queste preoccupazioni, che sono anche le nostre, qui trovano una prima forte risposta, una risposta che guarda al domani che guarda al modo per arrivare a questo domani, a come si fa una transizione che sarà difficile, ma è una transizione su cui siamo impegnati al massimo e che passa per la capacità di tutti noi di lavorare insieme per costruire questo futuro per Piombino.
E qui credo veramente che ci sia la risposta che le istituzioni erano chiamate a dare e l'inizio di una nuova storia. Passo la parola al Presidente Rossi. Sì, grazie. Vorrei prima di tutto ringraziare il Santo Padre che ha risposto ai lavoratori, perché la sua risposta ha proiettato per la prima volta in una dimensione nazionale una questione che meritava di essere proiettata anche sui media in dimensione nazionale. E questo ha aiutato a trovare la soluzione. Poi ovviamente i lavoratori di Piombino, che si sono battuti e che sono anche all'origine del progetto che adesso abbiamo deciso di contribuire a realizzare. Ecco, questo mi sembrano i punti fondamentali. E terzo, un ringraziamento al Governo, segnatamente al Primo Ministro Renzi, che ha dimostrato grande attenzione, sensibilità e ha dato un contributo alla chiusura finale, decisivo alla chiusura finale dell'accordo di programma. In poche parole direi così, oggi a Piombino è un giorno tristissimo, lo è sicuramente per un pezzo dell'industria nazionale, perché si chiude l'alto forno e la chiusura dell'alto forno, per chi sa come funziona, non si può che vivere con la morte nel cuore. 150 anni di storia si chiudono, inizia questo percorso di spengimento che durerà 20-30 giorni, una specie di agonia con morte finale, ma l'accordo di programma è la speranza e la determinazione a ricostruire l'aria a caldo. Noi vogliamo che Piombino rimanga per il futuro un centro dove si produce l'acciaio, questo è il punto fondamentale dell'accordo. E lo si faccia in maniera ambientalmente più compatibile, con maggior risparmio energetico, ponendo Piombino all'avanguardia della siderurgia europea, nel quadro del piano siderurgico europeo che, come sapete, non considera la siderurgia un fatto vetero industriale, ma considera la siderurgia il futuro dell'industria europea, l'industria base a servizio del manifatturiero europeo. Questo è il punto fondamentale. Quindi oggi chiude una vecchia e gloriosa storia industriale e l'accordo di programma serve a riaprire una storia nuova, l'aria a caldo, con nuove tecnologie e con l'obiettivo di avere nell'arco di due o tre anni, una nuova possibilità di produrre acciaio a Piombino. Voi sapete che a Piombino si fanno i binari più lunghi d'Europa, forse del mondo, e vogliamo continuare a produrre l'acciaio per fare binari più lunghi del mondo. Poi non si fa solo i binari con l'acciaio di Piombino, perché chi se ne intende sa anche che l'acciaio di qualità, che è quello che lì si sa produrre, serve anche a tante produzioni raffinate e all'avanguardia anche nel mondo moderno. La seconda cosa che voglio sottolineare e termino è che questo accordo contiene una proposta assolutamente innovativa che viene ancora una volta dalla classe operaia, dai lavoratori, dai tecnici, dagli ingegneri di Piombino, ed è di rimanere dentro lo stabilimento con un contratto di solidarietà. Non chiedono la cassa integrazione, vogliono lavorare dentro lo stabilimento alle opere di bonifica, alla sostituzione e allo smantellamento delle vecchie parti dello stabilimento, quelle che ormai sono obsolete, e stando lì anche controllare e in qualche modo presidiare lo stabilimento perché quel progetto di riconversione ecologica effettivamente abbia a realizzarsi. Questo fa anche risparmiare allo Stato, perché ci saranno, probabilmente facevamo un conto l'altro giorno, diverse decine di milioni all'anno, che è il periodo di cassa integrazione, che lo Stato non spende e potrà invece risparmiarli per investire in questo progetto. Ecco, mi fermo qui, naturalmente aggiungendo un forte ringraziamento anche a tutti i tecnici, permettetemi di farlo, dei ministeri,
insomma, che ho visto attenti, partecipi, e mi sembra davvero che sia stata fatta una cosa di grande livello, di grande valore, un pezzo della politica industriale del Paese, se posso permettermi, perché insomma, decidere, ecco, che il governo, la regione toscana, con ingenti finanziamenti da parte di entrambi, si indirizzano nell'obiettivo di ricostruire l'area a caldo a Piombino, significa fare una scelta di politica industriale che è il cuore dell'accordo che andiamo a presentare. Questo mi pare il punto, insomma. Il punto che ci conforta, per cui che anche nel futuro, insomma, i lavoratori non saranno soli, le istituzioni locali non saranno soli, e insomma, anche la presenza di tanti ministri ci fa capire che questa scelta è una scelta forte su cui andremo fino in fondo. Grazie Presidente. Darei adesso la parola al Ministro Galletti, perché la parte ambientale è una componente essenziale di questo accordo. Abbiamo appunto parlato, ne ha parlato adesso il Presidente Rossi, riconversione ecologica del siderurgico, questo ha un significato poi molto preciso per quanto riguarda l'ambientalizzazione dell'area. Ministro Galletti. Voglio dare un'assicurazione al Presidente Rossi e al Sindaco. Noi seguiremo questo accordo di programma, che è un accordo di programma complesso e difficile da portare avanti, col massimo impegno, ma non solo perché ci sta a cuore le sorti di Piombino e dei lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ma perché io ritengo che in questa operazione noi possiamo affermare la mission vera del Ministero dell'Ambiente, che non è quella di essere il controaltare dello sviluppo economico o degli enti locali, ma di lavorare insieme a loro per fare capire che con l'ambientalizzazione si possono creare posti di lavoro e sviluppo. Questo mi serve per uscire dalla trappola della green economy, cioè noi siamo convinti che sviluppo e posti di lavoro si possono creare solo in una piccola parte dell'economia. Non è vero. Se noi lavoriamo sull'ambiente, noi possiamo fare posti di lavoro e sviluppo in tutta l'economia, anche nella siderurgia. E guardate che non c'è cosa più pesante dell'industria siderurgica. Nella mentalità comune l'impresa siderurgica è contro l'ambiente, perché è sempre stato così finora. Noi con questa operazione possiamo dimostrare che possono creare posti di lavoro, sviluppo, rispettando l'ambiente in un settore difficilissimo come quello della siderurgia. È questa la sfida che abbiamo davanti. Allora, noi abbiamo un compito e lo rispetteremo fino in fondo, quello di fare le bonifiche da una parte in tempi brevi, ci abbiamo messo 50 milioni, un impegno forte su questo, ma soprattutto di non cadere in quella trappola amministrativa burocratica per cui per fare un'AIA ci vogliono 50 mesi e l'AIA diventa un'autorizzazione difficile poi da rispettare e da mettere in pratica. Io credo che questo coordinamento che abbiamo messo in piedi e che è da questa parte del tavolo, se continua a lavorare da domani, può fare di una storia sfortunata, come quella di Piombino, una buona storia e può insegnare molto dal punto di vista industriale a tutto il Paese. Questa è la sfida che abbiamo davanti. E io ho intenzione, insieme ai miei colleghi, al Presidente, che voglio ringraziare per la tenacia che ha messo su questa operazione e anche il cuore, devo dire, che in queste cose aiuta molto, oltre che il Vice Ministro Davide Vincenti. Credo che da questa storia, che nasce, come dicevo prima, da una storia sfortunata, possa venire fuori davvero una buona storia, anche una buona pratica per altri casi. Grazie Ministro. Prima di passare alle domande vorrei dare però un attimo ancora la parola al Ministro Pinotti, al Ministro Vincini e al Sindaco di Piombino per sottolineare alcuni punti dell'accordo di programma. Brevissima, però penso che sia significativo il fatto che ci siano molti ministri, perché abbiamo cercato di capire. Devo accendere qualcosa? No, si sente. Abbiamo cercato di capire quale pezzo ciascun ministero poteva mettere per comporre complessivamente quello che era un disegno. E credo che questo, ecco, il fatto che comunque ciascuno abbia cercato di trovare un pezzo che poteva essere significativo per comporre il puzzle sia importante.
Il pezzo che mette la difesa è il fatto che noi abbiamo 38 navi che devono essere hanno finito la loro vita sui mari e devono essere dismesse, e quindi rispetto a questa prospettiva futura di lavoro, che è quella delle dismissioni di navi, noi abbiamo già la possibilità, diciamo, di far cominciare questo lavoro, che è comunque una prospettiva che poi riguarderà anche non soltanto le navi militari, ma intanto noi possiamo cominciare. E volevo commentare una cosa che ho sentito, che mi è sembrata molto significativa e di cui penso che sia importante sottolineare il lavoro che è stato fatto soprattutto da altri a questo tavolo. Cioè, si è deciso di non arrendersi all'idea che si poteva perdere un pezzo di produzione. Questo è importante. Cioè, in un paese come l'Italia, dove abbiamo tante volte deciso che non ce la facevamo e dove potevamo perdere dei pezzi, si è deciso di non farlo. Credo che questo sia molto significativo. E anche nella mia esperienza di genovese, che abbiamo perso tanti, cioè ho dovuto vedere tante situazioni di questo tipo, ascoltare i lavoratori per capire come uscire è sempre stata una cosa che è servita per trovare una strada. Quindi nelle parole che ho sentito da parte del Presidente Rossi, ecco, ritrovavo un pezzo delle storie che ho seguito io, cioè ascoltare i lavoratori, le persone che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro, ma che su quello hanno messo competenze, capacità, testa e cuore, è sempre utile per provare a trovare una strada, una via d'uscita. Grazie. Il Vice Ministro Nencini. Grazie Claudio. Molto rapidamente, condividendo la cornice che è stata illustrata e raffinata poi con l'intervento del Presidente Rossi, ciascuno di noi ha messo un pezzo, io fra l'altro sono, come il Presidente Renzi, in conflitto di interessi perché è toscano, ma la storia di Piombino è una storia, ha ragione Rossi, è un pezzo della storia dello sviluppo industriale italiano, e ha un senso condividerla con diversi ministeri, perché è un accordo complesso che riguarda il futuro, non si parla della chiusura, si parla della vita nuova, come è stato sottolineato. C'è una parte quindi che riguarda anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c'è la parte che riguarda le infrastrutture legate al potenziamento di quell'area per la sua vita futura, e quindi la parte della grande viabilità legata alla Tirrenica e la parte della piccola viabilità che consente l'accesso intertirrenica verso la città di Piombino, con strutture di natura aeroportuale ed industriale che già esistono, ma che verranno poi ridefinite anche grazie a questo accordo. Grazie Riccardo. La parola al sindaco, che non è in conflitto di interessi, rappresenta la città. Gianni. Io voglio anzitutto ringraziare il Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ministri che hanno sottoscritto l'accordo questo pomeriggio, tutte le amministrazioni coinvolte nelle loro articolazioni politiche, ma anche nelle loro articolazioni tecniche. È stato un lavoro molto complesso, perché il caso è complesso, e io ritengo che la migliore risposta alle ansie, alle preoccupazioni che attraversano la comunità che rappresento qui, centinaia di persone che anche oggi erano in piazza a manifestare i loro sentimenti, ed è necessario, come si è cercato di fare, inquadrare un obiettivo, e cioè il progetto di innovazione territoriale che è stato messo in campo nell'accordo, un progetto che intreccia innovazione industriale, infrastrutturazione, bonifiche, rimessa in gioco di aree e anche l'incanalarsi in nuove filiere produttive, questa idea del trattamento e del refitting delle navi, oltretutto potenzialmente integrabile con il comparto siderurgico, è a mio giudizio un'idea forza. A Piombino sono nati i forni Bessemer, a Piombino sono stati installati i primi forni Martin Siemens. Noi aspiriamo, e ringraziamo il Vice Ministro De Vincenti, che è stato uno degli artefici fondamentali insieme ad Enrico Rossi, le rappresentanze dell'Unione Europea che sono state tempestivamente approcciate, noi aspiriamo a installare a Piombino per la prima volta in Italia delle nuove forme di produzione di ghisa con nuove tecnologie più ambientalmente sostenibili. Io condivido profondamente gli argomenti che ha portato qui il Ministro Galletti.
È evidente che noi abbiamo bisogno di inquadrare quel progetto integrato con la diversificazione economica di cui quel territorio ha bisogno, perché se oggi soffriamo è per la rigidità del bene territorio vocato storicamente alla produzione siderurgica, quindi più porto, più aree per la piccola e media impresa, una migliore accessibilità. E appunto questa ricerca di essere una nuova frontiera dell'innovazione sulla manifattura e quindi integrare politica industriale con politiche di innovazione territoriale. Credo che sia la migliore risposta che possiamo mettere in campo, ci sono le risorse, ci sono le idee e credo ci sarà, confido ci sarà un accompagnamento forte, anche di ordine politico, un follow-up strutturato. Credo anche che l'intelligenza che sta nell'accordo è quella di dare risposte anche alla transizione sociale. Perché si è inquadrato l'obiettivo, è giusto dare un messaggio ai lavoratori che oggi hanno messo in riscaldo l'altoforno, al sistema delle imprese dell'indotto, al sistema commerciale artigianale della mia città, che mentre raggiungiamo, inseguiamo quell'obiettivo, ci sono strumenti di ammortizzazione sociale, ma anche di possibile riutilizzo delle imprese e dei lavoratori. Questo è un messaggio molto forte, che sono felice sia stato recepito e governato all'interno dell'accordo, perché dà il segno della ricerca di una continuità, senza rotture sociali o comunque volta al contenimento dell'impatto sociale dell'interruzione dell'area, del lavoro dell'area a caldo. Per cui sono grato del lavoro che è stato fatto, perché a mio giudizio rappresenta un esempio di cooperazione istituzionale, ma anche della capacità, nel momento in cui il Novecento presenta delle forme esiziali o i limiti delle sue, dei suoi connotati tradizionali, noi siamo in campo per scrivere pagine nuove e mettere e aprire una prospettiva analogamente lungimirante di quella che ispirò chi ha scritto le pagine dell'industria italiana nel secondo dopoguerra. Grazie. Sindaco, se ci sono domande, prego. Sono Nicola Filippone, del Sole 24 ore Radio Coro. Volevo sapere, innanzitutto, se confermate che per quanto riguarda le risorse, gli impegni finanziari legati a questo accordo di programma, la cifra complessiva è di 250 milioni fra i 150 della Regione e i 100 complessivi del Governo. E poi sulla questione sempre della, insomma, più ampia riguardante il gruppo Lucchini, se oggi è uscito su Sole 24 Ore un articolo in cui si parla di due manifestazioni di interesse per lo stabilimento di Servola, volevo sapere se aveva qualcosa da... Mi scusi. Oggi sul gruppo Lucchini, oggi è uscita un'indiscrezione che riguardante l'esistenza di due manifestazioni di interesse per Servola. E volevo sapere, insomma, se aveva qualcosa da dire in generale su com'è la situazione delle manifestazioni di interesse anche per le altre realtà del gruppo. Grazie. Come siamo soliti procedere? Forse raccogliamo varie domande oppure rispondiamo di volta? Raccogliamo allora, sì. Altre domande? Allora, per quanto riguarda le risorse. Le risorse sono complessivamente, le risorse che abbiamo messo in questo accordo di programma, abbiamo stanziato come Regione Toscana, sono stati messi 60 milioni per la riconversione ecologica del siderurgico, 10 milioni ulteriori su operazioni di bonifica e di ambientalizzazione dell'area portuale. Questi si aggiungono ai 150 milioni che erano stati stanziati nell'accordo di programma di agosto scorso e che avevano come centro in particolare gli interventi sull'area portuale. Il governo in questo accordo sta mettendo 50 milioni per le bonifiche, 20 milioni di interventi di riqualificazione industriale, più, adesso vedremo, l'ammontare
su cui dovremo attestarci, ma insomma su, per quanto riguarda il completamento della bretella che collega la superstrada, presto speriamo autostrada tirrenica, fino al porto, e poi ci sono parte di quei 150 milioni dell'accordo di agosto. Risultato alla fine della storia, siamo a 250, forse anche di più, perché già se aggiungiamo in realtà i 140 di immediatamente indicati in questo accordo, 60 più 10 più 50 più 20, ai 150 dell'accordo di agosto, siamo a 270, tenendo conto che stiamo individuando le risorse poi per il completamento della bretella, siamo ancora più su. Però diciamo, questo è l'ordine di grandezza, un ordine di grandezza, segnalo, estremamente significativo, che significa un impegno delle istituzioni locali e della regione e del governo molto forte sull'area di Piombino per le necessità che abbiamo detto prima, per gli obiettivi che abbiamo detto prima. Lei poi ha chiesto delle manifestazioni di interesse per Servola, noi ci auguriamo molto che il bando per Servola abbia successo, il fatto che ci siano già due manifestazioni di interesse è un ottimo segnale, anche lì l'obiettivo è un obiettivo di ambientalizzazione della ferriera di Servola e di nuovo piano industriale per l'area siderurgica. Per quanto riguarda le manifestazioni di interesse su Piombino, sono arrivate manifestazioni di interesse importanti di imprese che hanno un rilievo industriale e capacità finanziarie, è in questo momento in fase di espletamento la due diligence da parte di queste imprese. Questo accordo di programma vuole anche creare un contesto in cui per le imprese che stanno facendo la due diligence e che ci auguriamo presenteranno le offerte, un contesto più ampio, un contesto in cui quelle stesse proposte siano proposte a crescere, siano proposte a sviluppare il siderurgico nelle direzioni che abbiamo detto e che molto bene prima ha riassunto il Presidente Rossi. Se non ci sono altri interventi, vi ringraziamo tutti, buon lavoro e buon 25 aprile.